Pace e bene, oggi ti racconto una storia. Si racconta che un gruppo di laureati, affermati nelle loro carriere, discutevano sulle loro vite durante una riunione. Decisero allora di fare visita al loro vecchio professore universitario, ormai in pensione, che era sempre stato un punto di riferimento per loro. Durante la visita si lamentarono dello stress che dominava la loro vita, il lavoro e le relazioni sociali. Volendo offrire ai suoi ospiti un cioccolato caldo, il professore andò in cucina e ritornò con una grande brocca e un assortimento di tazze, alcune di porcellana, altre di vetro, di cristallo, alcune semplici, altre costose, altre di squisita fattura. Il professore li invitò a servirsi da soli il cioccolato. Quando tutti ebbero in mano la tazza con il cioccolato caldo, il professore espose le sue considerazioni. «Noto che sono state prese tutte le tazze più belle e costose, mentre sono state lasciate sul tavolino quelle di poco valore. La causa dei vostri problemi e dello stress è che per voi è normale volere sempre il meglio. La tazza da cui state bevendo in realtà non aggiunge nulla alla qualità del cioccolato caldo. In alcuni casi la tazza è molto bella, mentre alcune altre nascondono anche quello che bevete. Quello che ognuno di voi voleva in realtà era il cioccolato caldo, poi non volevate la tazza. Ma voi consapevolmente avete scelto le tazze migliori e subito avete cominciato a guardare le tazze degli altri. Ora amici, vi prego di ascoltarmi. La vita è come quel cioccolato caldo. Il vostro lavoro, il denaro, la posizione nella società sono le tazze. Le tazze sono solo contenitori per accogliere e contenere la vita. La tazza che avete non determina la vita. Qualche volta, concentrandovi solo sulla tazza, voi non riuscite ad apprezzare il cioccolato caldo che Dio vi ha dato. Ricordatevi sempre questo. La gente più felice non ha il meglio di ogni cosa, ma apprezza il meglio di ogni cosa che ha. Vivere semplicemente, amare generosamente, avere a cuore profondamente il bene degli altri, fidarsi di Dio lasciando a Lui il resto. E ricordatevi, la persona più ricca non è quella che ha di più, ma quella che sa amare di più. E ora, miei cari, godetevi il vostro cioccolato caldo. Davanti a questa storia chiediamoci tutti, per noi che cosa conta di più, la tazza o il cioccolato caldo? Ciò che mostriamo all'esterno o chi siamo realmente dentro? Che il buon Dio ti benedica.